Ciao a tutti, ed eccoci qua in questa nuova parte della guida di Pokémon White. Bene, ora attraverseremo queste scale che ci porteranno dentro il castello di Enna. Quindi entriamo qua dentro e proseguiamo sempre da queste scale, attraversando qua. Continuiamo quindi sempre ad attraversare e poi finalmente incontreremo Zekrom, la leggenda. Quindi, eccoci entrati. Ora ci sono i sei saggi del team Plasma. Eccoli qua. Vogliono che li affrontiamo, ma in realtà verranno dei nostri carissimi amici, otto nostri grandi amici, tutti capo palestra, pronti ad aiutarmi. Quindi continuiamo. Mi vogliono affrontare. Ora vedete cosa succederà. Ecco qui, stanno venendo. Il primo, uno dei capo palestra, eccolo qui. Ed ecco che vengono gli altri capo palestra, tutti pronti ad aiutarmi. Eccoli qui. Mi lasceranno infatti andare. Io potrò finire. Ed ecco finalmente che mi posso muovere dopo le loro parlate. Ecco, quindi proseguo di qua attraverso questa zona. Giro. Proseguiamo sempre dritto, ragazzi. Mi raccomando, non sbagliate strada. Ecco qui le scale. Attraversiamo. Proseguiamo. Ci saranno una serie di porte, ma queste porte non ci sarà proprio niente. Infatti la porta principale sarà in seguito. Ora qua viene un ninja. Vediamo che vuole. Mi vuole prendere per il culo dicendo che qua in questa porta c'è Enna. Invece non c'è. Quindi continuiamo sempre. Queste porte, come già detto, non servono a niente, quindi prendiamo di qua. Ora ci saranno le altre scale. E un'altra serie di porte che non ci servirà nemmeno a niente. Quindi andiamo sempre avanti. Ecco, ci sono le altre scale. E c'è un ninja, un'altra volta. Che se ne va, un'altra volta. Proseguo. Ed eccolo di nuovo qua. Dicendo che questa porta c'è, ma in realtà non c'è. Tra poco saremo infatti nella sala del team Plasma, dove vi sarà Enna. Ecco, prendiamo sempre di qua. Sempre dritto. Ora ci saranno le altre scale. Ecco, là sopra infatti ci sarà la porta che ci porterà da N.
qua. Pronti? La porta è proprio questa di qua, che vedete. Questa. Ora verrà il capo del team Plasma. Che poi ci farà però passare. Ecco qui. Ora aspettiamo che ci fa, lascia passare. Ecco, quasi. Ecco, ci ha lasciato finalmente passare. Entriamo. Ora incontreremo N, che evocherà il suo leggendario, cioè Reshigan. Ecco ora. Eccolo qui, N. Vediamo cosa vuole. Quindi vediamo. Noi andiamo all'incontro. Ora lui farà evocare il suo leggendario, cioè il Reshigan. Ecco, lo sta per far evocare. Aspettiamo. Ecco, si sta... Lo stai evocando? Ecco il video che parte. Pronti? Preparatevi all'attacco. Guardate ora attentamente. Eccolo. Reshigan, eccolo qui, in tutto il suo splendore, il leggendario Reshigan. Eccolo qui, guardatelo, guardatelo in tutto il suo splendore, il meraviglioso Reshigan. Eccolo qui, guardatelo, guardatelo sempre. Ora farò un attacco spettacolare. Guardatelo voi sempre. Guardategli ora la coda. Cosa gli farà? Guardatelo attentamente, in tutto il suo splendore. Guardategli, guardatelo che bello. Guardategli ora la coda. Farà un attacco davvero strabiliante. Guardate la sua energia. L'energia che evocherà. Guardatelo! In tutto il suo splendore! Guardate che attacco spettacolare che usa. Sta quasi facendo crollare il castello. L'intero castello. Davvero molto bella. Guardate la sua potenza, la sua straordinaria potenza.
Eccolo ragazzi, qui in questo magnifico splendore, tutto il fuoco che lo circonda, sua straordinaria potenza, guardate. Bene, la sua potenza è finita. Ora io dovrò risvegliare Zekrom dal suo lungo e profondo sonno. Ecco qui, ha finito di esercitare potenza. Eccolo qui. Guardate che la sua bellezza. Ora è il momento di Zekrom. Ecco qui. Ora, eccola, la pietra nera che risveglia la Zekrom. Guardate ora attentamente quello che sta per succedere. La sfera che avevo ottenuto ora si metterà a vibrare di nero. Uscirà Zekrom, la leggenda. Guardate, guardate attentamente. Quello che succederà sarà davvero un evento storico da ricordare, assolutamente, e non perdervelo. Ecco qui. Ora vedrete Zekrom. Zekrom, la leggenda! Guardate. Guardate la sua potenza. La sua maestosa potenza. Ora vedrete Zekrom, la leggenda. Pronti? Lui è qui, è vicino a voi, si sta rigenerando. Ora lo vedrete, in tutto il suo splendore. Guardatelo. Guardate il suo risveglio. Guardatelo sempre. L'occhio di Zekrom. Eccolo qui. Zekrom, il maestoso Zekrom. Eccolo qui. Guardate che bellezza, che maestosità, che splendore. Ora dalla sua coda farà tipo la stessa cosa che aveva esercitato prima. Guardate infatti. Esercita più potenza. Perché lui è Zekrom, la leggenda! Guardate la potenza che sta esercitando, il suo splendore. Perché lui è Zekrom, la leggenda! Guardate e ammirate. Perché lui è Zekrom, la leggenda, ragazzi. Non dimenticatevelo.
Bene ragazzi, Zekrom è qui con noi. Hai ricordato una cosa? Non perdetevi la mia prossima parte perché questa parte è finita. Ci vediamo alla prossima. Ricordatevelo, sempre qui da Vincacchino.